Sì, e beh, innanzitutto possiamo dire che certamente le malattie infettive sono state uno dei fattori principali nel proprio, direi, sagomare gli eventi della storia, anche se non sono spesso così rappresentate nei manuali storici, ma in realtà moltissimi eventi e moltissimi fatti bellici, per esempio, hanno avuto delle conseguenze o sono stati fortemente condizionati proprio dalle epidemie, da questi aspetti sanitari importanti. Certamente a tutti viene in mente quando pensiamo a epidemie devastanti, innanzitutto la peste d'Atene 430-429 avanti Cristo, descritta con capacità, direi proprio scientifica, di stacco scientifico da Tucidide, il quale fa anche notare che ad infettarsi di più sono i medici, e questo ci riporta molto all'attualità del coronavirus. Cioè quelle persone, quelle professionisti che hanno maggiori contatto con gli ammalati, sono anche quelli che si ammalano più facilmente. Quindi, diciamo, proprio l'idea del contagio, del contatto che trasmette la malattia. E poi anche sempre da parte di Tucidide l'osservazione straordinaria che chi superava la malattia non la prendeva una seconda volta, dice proprio letteralmente. Quindi, sostanzialmente, l'instaurarsi di una difesa naturale all'interno del corpo, quella che noi conosciamo come immunità. Poi ci sono state tantissime altre pesti, la peste Antonina del 160 d.C., detta anche peste di Galeno, perché venne da lui descritta, e poi forse l'evento più devastante assieme alla spagnola nella storia umana dal punto di vista epidemico, certamente la grande peste del 300, 1348-49, una peste che arriva dall'Oriente, arriva probabilmente dalla Cina, e che viene portata in Europa, pare, dalle navi dei naviganti genovesi, che avevano questa colonia a Caffa, questa città in Crimea, e che diciamo questa città che viene presa d'assalto dai tartari, i quali si accorgono nel momento in cui scoppia un'epidemia fra le loro fila, si accorgono che c'è questo aspetto proprio della trasmissione. Quindi catapultano i cadaveri al di là, diciamo, delle mura di Caffa, e infettando quindi questa colonia genovese. Poi i genovesi la portano in Europa. È descritta nell'introduzione del Decamerone. Boccaccio si isola, e qui torniamo anche, diciamo, ad un aspetto che ricorda l'autoisolamento che in questo momento tutti noi stiamo seguendo. Boccaccio racconta di queste sette donne e tre uomini che si autoisolano nelle campagne fiorentine per sfuggire alla peste, e lì inizia proprio questa straordinaria opera, il Decamerone. E è una epidemia talmente devastante che, secondo alcune valutazioni degli storici della medicina, portò alla morte addirittura un terzo della popolazione europea. Fu una vera e propria pandemia dovuta ad un batterio, Yersinia pestis o Pasteurella pestis, che si diffonde attraverso le pulci e attraverso i ratti. La pulce morde il ratto, poi passa all'uomo. Morde l'uomo e gli trasmette questa malattia. E poi ci sono state altre epidemie devastanti, ovviamente a tutti viene di nuovo in mente nel 1494 la sifilide, che probabilmente era stata portata in Europa dai marinai di Cristoforo Colombo, e che è legata ad un evento bellico, così come appunto la grande peste del 300, abbiamo visto appunto questo assedio dei Tartari. In questo caso è la discesa in Italia dell'imperatore, del re di Francia, Carlo VIII, che assedia poi Napoli, e a Napoli scoppia l'epidemia. Però Napoli era sotto gli Aragonesi, che erano una dinastia spagnola, quindi si è ipotizzato che gli spagnoli, appena tornati dall'America con la spedizione di Colombo, l'avessero portata poi appunto a Napoli. E lì si esplode a livello mondiale, perché l'armata di Carlo VIII è composta da mercenari
di molte nazionalità diverse che poi tornano a casa e ognuno si porta la malattia nel proprio luogo di origine. È quello che in sostanza, vede che i modelli poi si riproducono sempre, quello che è successo adesso, l'aumento che c'è nel sud della nostra penisola dovuta forse alle persone che subodorando le nuove misure restrittive hanno preso il treno rapidamente, circa pare 20.000 persone hanno raggiunto il sud. Quindi sono modelli quelli delle epidemie che si riproducono continuamente e poi naturalmente è l'ultima a cui possiamo fare riferimento, è ovviamente la grande influenza spagnola che scoppia alla fine della Prima Guerra Mondiale e da stime degli storici e degli epidemiologi pare che portò a morte con un minimo di 25 milioni di persone, ma si parla addirittura anche fino a 100 milioni di persone. Quindi ebbe più morti dei morti, diciamo, della guerra, della Prima Guerra Mondiale, appunto. E quindi questo è, diciamo, sono un po'. Certamente le epidemie hanno avuto un'influenza devastante nella storia umana, pensiamo anche ai cambiamenti di dinastie, per esempio la dinastia inglese che cambia totalmente all'inizio del Settecento e arriva un ramo, diciamo così, tedesco della dinastia perché la famiglia reale era stata completamente eliminata da un'infezione di vaiolo. E ecco, quindi certamente è un fattore che, di cui gli storici devono tenere conto anche per descrivere proprio non solo strettamente i fatti sanitari, ma più in generale proprio i fatti della storia. C'è anche da dire che attraverso molte di queste malattie ci sono stati progressi straordinari della medicina, proprio in riferimento per esempio al vaiolo, l'introduzione della vaccinazione, della procedura che ci permette di prevenire questa infezione. E qui c'è una storia molto affascinante perché questo medico inglese, Edward Jenner, che osserva nelle campagne inglesi le mungitrici che spesso si infettavano mungendo le vacche. Le vacche spesso nelle mammelle avevano delle pustole molto simili alle pustole vaiolose e queste ragazze si infettavano e acquisivano una malattia molto simile, la prendevano proprio dalle mucche. Si chiamava cowpox o vaiolo bovino. E incredibilmente chi si contraeva, diciamo, questa malattia, che era modesta, non aveva grandi sintomi, si manifestava con un'eruzione puramente locale che poi regrediva, però chi contraeva quella affezione era poi immune rispetto al vaiolo umano. Jenner osserva, viene a conoscere questa situazione e allora propone di infettare direttamente le persone con il vaiolo bovino. In questo modo si genera la vaccinazione contro il vaiolo umano. Questa è la prima straordinaria vaccinazione attivamente praticata dall'uomo. Poi la seconda viene sviluppata da Pasteur in Francia ed è una vaccinazione ben contro l'antrace, soprattutto applicata ai bovini, ma poi soprattutto la vaccinazione antirabica. E lì esplode il concetto di vaccinazione. Utilizzare un agente infettivo, in un qualche modo attenuarlo con agenti chimici o fisici e poi inocularlo a persone sane, questa variante attenuata, quindi non patogena, di modo che possano sviluppare una reazione contro questa variante attenuata che però copre anche contro il ceppo patogeno. E questa è un'idea straordinaria che ha improvvisamente fatto aumentare la vita media dell'umanità di decine di anni, fino alla, diciamo, all'introduzione del vaiolo, veramente la situazione era devastante, un terzo circa di chi lo contraeva
fra il 25 e il 30% di chi lo contraeva moriva, e improvvisamente appunto la vita media aumenta, e aumenta ulteriormente poi alla fine dell'Ottocento con l'introduzione degli altri tipi di vaccini e soprattutto con l'applicazione da parte della sanità pubblica e l'imposizione di queste procedure che hanno salvato e hanno prevenuto realmente infezioni devastanti nell'umanità. Si parla molto in questi giorni dell'ospedale Spallanzani e dell'ospedale Sacco. Sono due ospedali che ricordano due scienziati che hanno dato un contributo importante nello studio delle epidemie e delle vaccinazioni. E dunque, li ricordo molto volentieri davvero, perché sono entrambi professori o diciamo medici, e in un caso Sacco professore, nel caso di Spallanzani pavesi. Sacco, Luigi Sacco, studia a Pavia al Collegio Ghislieri, si laurea in medicina alla fine del Settecento e poi rimane affascinato appunto dalle notizie che arrivano dall'Inghilterra, notizie che riportavano di questa nuova procedura per prevenire il vaiolo. E allora lui scopre un ceppo di vacche nel confine con la Svizzera che avevano questa infezione esattamente come quella descritta da Sacco, da Jenner nelle mammelle delle vacche, e decide di prelevare quel materiale e di dare inizio alle procedure di vaccinazione anche in Italia, che peraltro anche a Genova il dottor Scassi aveva sviluppato fra i primi questo tipo di procedura. Sacco riesce a convincere le autorità della Repubblica Cisalpina e poi del Regno Italico ad applicare sistematicamente queste procedure. Peraltro nelle armate napoleoniche già nel 1805 queste procedure di vaccinazione vengono applicate, e quindi Sacco organizza una grande campagna vaccinale estesa, diciamo soprattutto in Lombardia. Scrive poi un trattato di vaccinazione in cui proprio riporta dei numeri, dice che lui personalmente aveva vaccinato forse 500.000 persone e diciamo complessivamente il servizio sanitario da lui organizzato per prevenire il vaiolo aveva raggiunto 1,5 milioni di persone. Quindi un grande nome, e tra l'altro l'ospedale Sacco di Milano, che è proprio in prima linea nella lotta contro il coronavirus, porta proprio il suo nome. E incredibilmente anche il secondo grande ospedale a Roma, l'ospedale Spallanzani, che porta il nome di questo grande professore pavese, ci proietta a questo personaggio che ha avuto una importanza fondamentale nella storia della medicina. Lui non era un medico, ma insegnava storia naturale a Pavia, aveva però interessi molto ampi, direi veramente aveva una passione sconfinata per il mondo naturale, per diciamo la scienza, aveva proprio una continua tensione verso la scoperta scientifica. E Spallanzani è stato importante perché ha smentito fra i primi la teoria della generazione spontanea, che ha diciamo un'importanza diretta rispetto poi allo sviluppo della teoria microbiologica delle malattie infettive. Perché? Perché Spallanzani dimostra che un essere vivente nasce da un altro essere vivente, anche un microbo, anche un piccolo microorganismo, quelli che all'epoca chiamavano infusori, ebbene anche un microbo nasce da un microbo precedente, non può nascere spontaneamente dalla materia inanimata. E questo fa sì che se noi interrompiamo la catena di trasmissione da essere vivente a essere vivente, interrompiamo anche la trasmissione delle malattie. Quindi è lo sfondo concettuale, quello di Spallanzani, che permette poi ad Agostino Bassi,
primo al mondo di dimostrare che una malattia infettiva, lui usa un modello animale che è il baco da seta, una malattia particolare che si chiamava calcino, ebbene che una malattia del baco da seta, dimostra Bassi, è trasmessa da microorganismi. Ma Bassi generalizza questa idea dicendo tutti i contagi, tutte quelle situazioni in cui gruppi di popolazione si ammalano contemporaneamente sono in realtà dovute a piccoli corpuscoli contagiosi, sono dovute a microbi. Questa idea verrà poi ripresa da Pasteur. Ricordo che Pasteur, che fu anche fondatore dell'Istituto Pasteur e considerato il fondatore della teoria microbiologica delle malattie infettive con Robert Koch, ebbene, ricordo che Pasteur nel suo studio teneva il ritratto di Spallanzani e teneva anche le opere di Bassi, che conosceva molto bene. Per questo proprio a significare la centralità in fondo degli scienziati italiani nello sviluppo di questa idea fondamentale che ha realmente cambiato la medicina. Quando si pensa agli untori, alla caccia agli untori, si pensa a Manzoni e Promessi Sposi. C'è stato anche in altre pandemie? Questo è avvenuto anche altre volte? Dunque, diciamo, questi aspetti sono presenti prima che si sviluppi una conoscenza precisa delle modalità e dei meccanismi di trasmissione delle malattie. Quando tutto è ignoto, quando si vedono dei fenomeni incomprensibili, quando diciamo persone si trovano in determinate situazioni e apparentemente senza alcun motivo improvvisamente si ammalano, gruppi di persone, naturalmente si cercano delle spiegazioni e le spiegazioni vengono poi indicate nei confronti, per così dire, anche di aspetti irrazionali. C'è da dire che, diciamo, l'idea degli untori, così come la troviamo nei Promessi Sposi, ovviamente è del tutto assurda, se leggiamo anche la storia della colonna infame, il modo in cui vengono arrestati questi poveracci e poi verranno sottoposti a questo supplizio tremendo, chiaramente è tutta un'assurdità. Ci sono storicamente sempre, come c'è stato anche nel caso del coronavirus, delle persone che inconsapevolmente, diciamo, trasmettono le malattie, ma l'idea dell'untore è chiaramente ha a che fare proprio con l'irrazionalità, con le paure che spesso ci genera l'ignoto minaccioso, diciamo, in un qualche modo. Sempre però a proposito dei Promessi Sposi, è interessante notare come Manzoni, oltre agli untori, descriva anche i monatti, che erano sì dei condannati a morte, a cui veniva offerta la possibilità di non avere l'esecuzione della condanna se si fossero dedicati alla raccolta dei cadaveri oppure a portare gli ammalati nel lazzaretto. Però è anche vero che alcuni monatti erano persone che avevano già avuto l'infezione di peste e che quindi erano immuni rispetto alla peste. Quindi si sapeva che, come aveva scritto Tucidide per la peste d'Atene, si sapeva che chi aveva contratto una malattia, aveva superato quella malattia, era poi immune rispetto alla malattia.